Ora andremo a suonare delle quartine in cui facciamo movimento down, up del pollice, strappato, plac e plac 2, quindi plac con l'indice e plac con il medio. 2 sull'ottava bassa, ad esempio partiamo qua da un re nel primo esempio. Re, 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 re. Gesto, deve essere sempre un solo gesto, cioè pollice che va giù, si tira sull'up e poi strappato, strappato. Ok, nell'esempio 1 vi propongo re, si, mi bemolle, scusate, mi naturale, mi bemolle. Iniziamo a separare le prime due battute dalle seconde due. Nelle seconde due faccio le due note acute sempre con questo doppio plac, però note faccio sulle note re, sol, do e la. Sempre con la loro ipotetica ottava. Quando suono il sol e la, in realtà le note morte potrei farle anche, anziché scendere sulla corda di re, che è più difficile incastrarlo, potrei anche tenere sulla corda di sol, così. Diciamo che non se ne accorge nessuno. E io riesco a suonare più veloce, più tranquillo. Poi nel secondo esempio invece facciamo sempre movimento, il movimento è lo stesso, solo che lavoriamo sulla stessa corda. Questa cosa è molto più difficile perché comunque la mano deve entrare dentro la corda. Lo propongo con le note La, Mi, Sol, Re. Quindi giù, su. Morta, morta, giù, su, morta, morta, giù, su, morta, morta, giù, su, morta, morta. Molto difficile, però alcuni riescono a suonarlo molto, molto veloce. Nella parte discendente invece le faccio tutte e quattro. E vi suono Do, tasto 5, La, Re e Si. Proviamolo lentamente, la cosa migliore è anche qua meccanizzare il gesto, partire lento con una batteria e poi pian pianino velocizzarlo. Ecco, non ve l'ho ancora detto, ma anche negli esercizi precedenti, così come in questo, io per facilità di lettura segno sempre o quasi sempre degli ottavi per questi esercizi. Però poi nessuno vi vieta, anzi, di raddoppiargli la velocità e farli diventare sedicesimi. Chiaramente io li metto ottavi per una facile lettura innanzitutto e poi per ricordarvi di partire lenti. Poi con la batteria abbiamo bisogno di molti riferimenti all'inizio e mettendoli in sedicesimi i riferimenti sono un po' di meno e quindi io vi consiglio di far così, partire con gli ottavi, portarli su a una certa velocità, poi a un certo punto, quando vi vengono molto bene, dimezzare la velocità del metronomo e suonarli come sedicesimi. Proviamo a fare questo secondo esercizio molto lento.